Buonasera a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi vi mostro come mi faccio le nè alle sopracciglia utilizzando le nè della Creative Lash, che è un nè che io utilizzo da tantissimo tempo e con il quale mi trovo veramente veramente bene, quindi ve lo straconsiglio. Detto questo, se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo subito e mi raccomando, attivate anche la campanella delle notifiche in modo da rimanere sempre aggiornate. Ora vado a preparare un pochino tutto l'occorrente e poi vediamo insieme tutto il procedimento. A dopo! Ok ragazze, come primo passaggio vado a fare uno scrub proprio alle sopracciglia. Quindi prendo un pochino di prodotto, di scrub, e vado a togliere tutte le impurità appunto da questa zona e quindi pulisco tutte le sopracciglia in modo da far aderire per bene le nè. Lavoro la zona non troppo, anche perché comunque il viso è delicato. Quindi una volta fatto l'effetto che ci interessa, andiamo a rimuovere. Perfetto, a questo punto bisogna lavarsi la faccia. Io in questo caso prendo un semplice dischetto di cotone con dell'acqua e vado a rimuovere tutto il prodotto in eccesso. Asciugo anche la zona, asciugo per bene. Ok ragazzi, fatto questo, di norma si va a fare proprio il modellamento delle sopracciglia per rendere, diciamo, le sopracciglia sorelle, gemelle. Ovviamente non lo faccio in questo caso perché io non vado a fare proprio un nè professionale, ma sto facendo una cosa più che altro casalinga. Vi mostro questa cosa casalinga. Quindi io vado semplicemente, voglio andare semplicemente a riempire questi piccoli vuoti che mi ritrovo e ad aggiustare leggermente la forma. Per cui prendo una matita, in questo caso io sto utilizzando la Blank della Peggy Sage, Peggy Sage. Comunque utilizzo questa matita classica per creare poi la mia forma all'interno del quale andrò poi ad applicare le nè che farò poi asciugare. Ok, andiamo avanti. Ok ragazze, fatto questo, vado a togliere, diciamo, eventuali peletti che sono usciti al di fuori, quindi io ne ho pochissime perché ho fatto le sopracciglia da poco, però diciamo qualcuno scappa sempre. Ok, vado a preparare la miscela e la mettiamo subito. Ok, questo è l'occorrente. Quindi prendo le nè che si trova in questa bustina che ho già aperto perché ho già usato, quindi lo tiro piano piano e prendo poi la giusta quantità. E riempio all'incirca mezza spatolina o un po' di più e la metto all'interno del contenitore. A questo punto, con il contagocce, aggiungo 2-3 goccine di acqua tiepida per fare, diciamo, una sorta di cremina. Deve essere non troppo densa e non troppo liquida, quindi vi regolate ovviamente volta per volta.
ne andiamo a mescolare per bene senza lasciare grumetti. Vi regolate ovviamente con la consistenza, che deve essere tipo così. Ok, una volta preparata la miscela, prendo il pennellino e la applico, diciamo, già al centro. Schiaccio per bene. All'interno, cioè schiaccio proprio il pennello per farlo entrare tra i peletti in maniera delicata. Vado fino in fondo. Se vi doveste sporcare, mi raccomando, pulitevi subito, altrimenti si imbratterà tutto, comunque si fisserà la pelle, quindi mi raccomando, se dovesse capitare pulite subito. Non ho iniziato da qui perché vorrei fare l'effetto sfumato, quindi questo angolino lo sfumo dopo, lo applico dopo, prima che si secca. Cioè, o meglio, dopo che si è seccato questo. Ok, se va un pochino sulla matita non fa niente, perché tanto non si fisserà la pelle in quel caso. E vado a colorare anche l'altro lato. Ovviamente qui ho il timer fissato, perché deve stare un tot di minuti, solitamente massimo 40 minuti, minimo 20 minuti, quindi dipende un pochino da come voi volete l'effetto, più strong, più light, dipende un pochino da voi. Ok ragazze, sono passati 10 minuti, quindi questo è già secco, e vado ad applicare la miscela anche sull'angolino. Ovviamente non sarà questa grande differenza, però un pochino più sfumato, un pochino più leggero, almeno l'angolino lì mi piace di più. Anche se ovviamente andrà via un po' prima. Quindi nel caso voi volete la sopracciglia più, ripeto, forte dall'inizio e volete farla durare di più, tranquillamente colorate direttamente dall'inizio il tutto. Considerate ragazze che la durata è su per giù sul pelo, massimo 7 giorni, mentre sulla pelle c'è un massimo di 21 giorni, poi dipende dal tipo di pelle, da come viene applicata, dalla temperatura, eccetera, eccetera. Ok, attendo gli altri minuti restanti, in questo caso ho messo 30 minuti, quindi attendo gli altri minutini, 20 minuti, e poi pulisco e vediamo che cosa è uscito. Ok ragazze, è passato il tempo di posa, è completamente secchissimo, quindi prendo un altro dischetto di cotone e lo bagno totalmente. Lo strizzo un pochino, in realtà per farlo ammorbidire lo poggio un pochino qui, faccio la stessa cosa con un altro dischetto. E faccio ammorbidire un pochino. In realtà questo non è necessario, lo faccio io soltanto per non togliere, vedete? Per non strappare il tutto. Ok, sto sbrodolando e vado a togliere tutto il colore.
per benissimo, mi raccomando. Questa è la differenza con N e senza. Già il primo strato, come avete visto, è stato comunque tolto, è stato ammorbidito, così senza strappare, senza niente, vado a rimuovere tutto il colore. Ok, ragazzi, sciacquo meglio, asciugo e vediamo il risultato insieme. Ok, ragazze, ho sciacquato ed asciugato per bene. Ed ecco qui il risultato. Come vedete è super naturale. La sfumatura di cui vi parlavo prima è questa qui. Vedete qui io l'angolino non l'ho mai avuto, quindi questo è colorato. Sì, non so se riuscite a vedere. Comunque è colorato. Pian piano ovviamente andrà via. Pian piano che metterò cremine, lavo la faccia, eccetera. Comunque da questo effetto sfumato, effetto ombretto di avanti. E qui è leggermente più scuro. Ok, vado a sistemarmi e a truccarmi e subito vi saluto. Benvenuti. Ok, ragazze, questo è il risultato dell'ennè. Scusate, mi sono andata a truccare un pochino, ho messo un pochino di fondotinta per smorzare un po' il mio effetto cadaverina e quindi, come potete vedere, questo è il risultato finale, molto naturale, io lo adoro. Le sopracciglia non sono minimamente truccate. Controllo ovviamente che non ci siano residuali. Comunque, questo è il risultato delle sopracciglia. Io vi consiglio di provarlo. È molto semplice, non crea allergia perché è del tutto naturale. Viene mischiato con acqua, a volte anche con olio di cocco. Soltanto che io non voglio, non mi trovo mettendo l'olio di cocco, quindi preferisco miscelarlo soltanto con l'acqua. Detto questo, ragazze, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like. Vi ripeto, non dimenticate di iscrivervi al canale e seguitemi anche su Instagram e su TikTok. Nel frattempo vi saluto e vi mando un bacione fortissimo. A presto!